Congresso nazionale ANP, abbiamo qui il presidente nazionale Antonello Giannelli. Buon pomeriggio Giannelli. Buon pomeriggio a tutti voi. Naturalmente si sono aperti i lavori del nostro congresso, un evento importante direi. Siamo l'organizzazione sindacale più rappresentativa della dirigenza. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi il ministro Valditara, la sottosegretaria Frassinetti, che hanno tenuto discorsi assolutamente non scontati, non sono stati dei semplici saluti. Il ministro ha fatto capire insomma la sua volontà di migliorare le cose e di andare anche nella direzione da noi auspicata. Allora, la direzione di dove stanno andando i presidi. 2024 è stato firmato da poche settimane un nuovo contratto. Fare il dirigente scolastico oggi rispetto a qualche anno fa, mi sembra di aver capito che voi sostenete che è molto oggettivamente più complesso. Sì, allora partiamo dal CCNL che devo dire è arrivato con molto ritardo perché abbiamo firmato per il rinnovo del CCNL 19-21 e siamo a 24 inoltrato. Nel CCNL sono stati riconosciuti gli aumenti come per gli altri dirigenti, quindi devo dire niente di particolare. Sono stati riconosciuti anche, sono stati apportati alcuni miglioramenti secondo noi, altrimenti non avremmo firmato alle norme che regolano e disciplinano il rapporto di lavoro. E naturalmente adesso aspettiamo con ansia la chiamata per il contratto del 22-24. Per quanto riguarda la difficoltà di fare il dirigente scolastico, sì, è vero, è molto più difficile oggi. Perché? Perché questa società è più complessa. La scuola di un tempo era più semplice perché la società di quel tempo era più semplice. Si poteva senza troppe storie dire a un ragazzo vai a lavorare e quello ci andava, non creava problemi. Però la società di oggi è diversa e io credo che si debba perseguire nell'obiettivo del successo formativo che il regolamento dell'autonomia enuncia, e dobbiamo consentire a tutti i ragazzi di prendere un titolo di studio, di conseguire un titolo di studio. Quindi tenere a scuola tanti ragazzi anche difficili è appunto più difficile di quanto avvenisse in passato. E tra l'altro poi oggi abbiamo anche la circostanza insomma del PNRR, che è un fatto positivo perché non abbiamo mai visto tanti soldi a scuola, però gestire tanti soldi è un lavoro ed è un lavoro non banale, quindi ci sono tante responsabilità e noi ci lamentiamo del fatto che si debbano spendere tanti soldi in poco tempo, rischiamo di spenderli male, quindi abbiamo chiesto al ministro di fare di tutto per darci una proroga, per dilatare i tempi, anche se siamo consapevoli che trattandosi di fondi europei i vincoli sono di natura comunitaria. Vediamo cosa il governo potrà fare, abbiamo rivolto un caloroso richiamo al ministro e al governo tutto affinché si possa effettivamente ottenere questa forma di dilazione. Giannelli, anche il rapporto con gli insegnanti e il personale ATA è cambiato. Quali sono, allora parliamo comunque di attori fondamentali, di professionisti che operano all'interno delle scuole, oltre un milione di lavoratori. Gli circa 7-8 mila dirigenti che operano nelle altrettante scuole autonome italiane, che rapporto hanno con il personale e voi cosa vi sentite di dire, per cosa consigliate anche ai dirigenti perché sia proficuo? Ma innanzitutto noi rispettiamo tutti i lavoratori, quindi vogliamo una collaborazione con tutte le componenti, perché riteniamo che il dirigente da solo non diriga proprio niente. Abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre affermato la rilevanza della leadership diffusa, come si dice, però per avere una leadership diffusa serve un middle management, serve un gruppo di docenti. Possiamo metterci anche il DSGA al suo interno, che di fatto ricoprono il ruolo di vice dirigenti. Quindi serve un'innovazione, abbiamo chiesto anche questo al ministro, in modo tale che queste persone possano svolgere quei compiti che il dirigente gli può delegare, gli deve delegare. Se non si opera per deleghe, non si gestiscono più le scuole. A volte sento dire che la delega è un modo per lavarsi le mani di un proprio compito. Non è così, perché le scuole di oggi sono molto più complesse, ci sono molte più cose da fare, ma il preside è sempre uno. Quindi se non allarghiamo la rosa dei suoi collaboratori con persone dotate di professionalità specifica, non si migliora il servizio scolastico.